Azzurra Trambileno, partita a senso unico, vinta meritatamente dalla formazione di casa. Gli ospiti sono inferiori simili dalle prime fasi, ma non sembrano nemmeno in gran giornata. Al 21esimo Parisi calcia una punizione defilata che, complice una deviazione di colpo, infila Villa. Gli azzurri raddoppiano la mezz'ora con Parisi che trova un gran gol dal limite e si infila all'incrocio. Poco dopo arriva anche la rete di Pontaldi su sponda di Rigotti. Proprio Rigotti sale in cattedra a inizio ripresa, trovando gli ultimi due gol della partita con un tiro dal limite e un bel diagonale. Partita senza storia, finisce 5-0. Garibaldina Spromaggiore, vittoria di misura fondamentale per la Garibaldina. Gli ospiti concedono pochissimo, sono molto motivati a fare punti, ma il 29esimo regalano la rete del vantaggio ai padroni di casa. La palla arriva al portiere Jobstai Bizzar, ma rilancia malissimo, regalando il pallone a Tommaso Moser che non può sbagliare. Così la partita si infiamma per la Garibaldina, che ha molte occasioni. Fezzi di testa per due volte la mette a lato e Xeika ha una grande occasione, ma non trova la porta. Nella ripresa la partita è sterile, con lo Spromaggiore tutto voglia ma poca precisione. Finisce 1-0. Leno Sacco San Giorgio, vittoria per la Leno nel derby. A dispetto della tradizione la partita è corretta ma penalizzata da un campo difficile. Il match si apre già al quinto, Manfredi serve sulla sinistra Bancaro, mette al centro per Rainer e batte il portiere, ma il gol è di Romani che ribadisce quasi sulla riga il tiro del compagno. Nel primo tempo la Leno tiene il pallino del gioco ma cala nella ripresa. Al 70esimo il Sacco può pareggiare con Tonuzzi ma Prezzi è una saracinesca. Poco dopo Amal colpisce il palo, poi Prezzi salva ancora due volte. Bel derby deciso dalla rete di Romani, si conclude 1-0. Marco Dolasiana, vittoria larga per il Marco. Il match è un incubo per la Dolasiana già dalle prime battute. Al terzo Zocca supera due avversari e serve l'assist per Stefano Bernardi, mentre un minuto dopo Zocca in azione fotocopia appoggia per Gasperotti che non sbaglia. Il Marco non smette di attaccare e colpisce una traversa con Ingoglia. Poi dopo l'occasione di Gasperotti per i locali e Merci per gli ospiti, Ingoglia segna il triss su respinta corta. Nella ripresa la Dolasiana colpisce una traversa e viene punita ancora all'80esimo da Zocca, anche grazie a una deviazione, e da Federico Bernardi nel recupero. Termina 5-0. Montebaldo Aldeno, partita Scialba Brentolico questa domenica. La partita non è entusiasmante e ha decisamente poche occasioni, con la Montebaldo che scivola al terzo posto, mentre i giallorossi ottengono un punto utile per salvarsi. Nel primo tempo i padroni di casa vanno vicini al gol con Castellani da corner, mentre a metà secondo tempo l'Aldeno manca due occasioni nitide da dentro l'area. La partita scivola via senza emozioni, ma a 5 dalla fine Sartori cerca la porta ma colpisce solo il palo esterno dall'altezza del dischetto. Pareggio giusto termina 0-0. TNT Montepeller Cristo Re, vittoria preziosa per i padroni di casa che si aggiudicano lo scontro diretto. La TNT compie un'ottima prestazione e passa in vantaggio al 27esimo con Dallago, che a porta totalmente sguarnita la mette alle spalle di Celoro. Nella ripresa i giallorossi confermano le proprie difficoltà e subiscono la rete del raddoppio al 67esimo, con Zenetti che calcia al volo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gli ospiti reagiscono e al 79esimo ottengono un rigore che Rama non fallisce. Nel finale i giallorossi si riversano avanti ma la TNT regge e ottiene tre punti importantissimi. Termina 2-1. Volano Valpeio, partita equilibrata ma conclusa con la vittoria del Volano, ormai a soli due punti dal terzo posto. Parte forte la formazione biancorossa, ma il Valpeio conferma l'ottima prestazione di domenica scorsa per atteggiamento e grinta, peccando di fantasia in fase offensiva. Serve un guizzo per sbloccare questa partita, ma è un errore a spianare la strada a Muollo che sfrutta una presa incerta di Carolli. Il Volano tiene alti ritmi ma non forza le giocate. Il Valpeio invece esce sconfitto immeritatamente e vede la salvezza distante ancora 5 lunghezze. Finisce 1-0. Thank you.